questa iniziativa, tale chiamò ogni artista fa qualcosa, no? Qualcosa di speciale, una canzone. Io invece faccio una cosa specialissima, faccio colazione per voi. Non so dove è la telecamera perché mi hai fatto fare il video in orizzontale, è lì, vabbè. E volevo farvi un saluto a tutti voi e soprattutto a tutti noi di questo paese meraviglioso, di questa nostra Italia che ce la sta mettendo veramente tutta per superare questo momento così duro, perché è un momento duro, veramente un momento duro che ci farà riscoprire tante cose quando sarà finita. Quando sarà finita, io ad esempio, che sono un tipo, no, mi metto così, scusate, sono così perché non ho un poggia cellulare, quindi se mi metto dritto così dovrei fare il video in questa maniera, invece lo faccio così. E riscoprire, ad esempio, dicevo, io che sono un tipo che ama stare a casa, io sto sempre a casa, non esco, gli amici mi dicono: ah, tanto tu stai a casa, tanto tu non esci, così. Invece adesso ho proprio una voglia di, non vedo l'ora che finisca tutta questa storia per poter veramente toccare la gente, andare incontro alla gente, abbracciarli, baciarli. Appena ti vedo, Assante, sai che ti faccio? Ti bacio in bocca. Cioè proprio, ti pomicio. Ho voglia proprio di andare in giro a fare spettacoli, ho voglia di fare un sacco di cose. Vedi, tante volte. Beh, per adesso però siamo a casetta e che ben vengano queste iniziative come l'Italia chiamò, Fratelli d'Italia, l'Italia sud-est, dell'elmo di Scipio, si cinta la testa, novella vittoria, che porta la chioma, che schiava di Roma, e Dio la creò. Vi saluto, ciao da Fiore, scusate la stortaggine mia e del video, ma questo era il numero che volevo fare per l'Italia chiamò, cioè colazione con Rice, come direbbe Costanzi, Rice Crips e il latte. Bel numero, eh? E lo zucchero di canna. E il latte blu.